In questa puntata, l'Italia nel cuore vi porta a scoprire le tradizioni legate alla ricorrenza di San Giuseppe, una festività molto sentita, soprattutto al sud, dove diventa occasione di convivialità e solidarietà. Il nostro percorso di scoperta inizia a Leonforte, nel cuore della Sicilia. Benvenuti a una nuova puntata dell'Italia nel cuore. Questo viaggio che facciamo insieme alle Proloco d'Italia per conoscere le nostre tradizioni, per conoscere il mondo del patrimonio immateriale, ci troviamo a Leonforte, ci troviamo nel centro della Sicilia, siamo insieme ad Alfredo che si occupa di fare un po' da cicerone in questa giornata per farci conoscere meglio la tradizione del San Giuseppe in questo bellissimo paese, veramente incantevole da visitare assolutamente. Allora, Alfredo, intanto partiamo da quella che è la tradizione del San Giuseppe a Leonforte. Da dove parte? Come si svolge? Ecco, raccontaci qualcosa. La tradizione di San Giuseppe è una tradizione antica. Se parliamo del culto, il culto si diffonde, siamo intorno al 1600, mentre per quanto riguarda gli altari sono molto più antichi e richiamano il contatto diretto che aveva l'uomo con la terra. Ci troviamo a 20 km da Enna, dove Enna c'era uno dei culti più antichi e più importanti del Mediterraneo antico, quindi il culto di Cerere, il culto della Dea Madre. Tutto ciò è il sincretismo tra due religioni importanti, quella gentile, volgarmente chiamata pagana, e quella cattolico-cristiana. Se negli altri paesi si celebra proprio in questi giorni la festività di San Giuseppe, come la fuga in Egitto, la Sacra Famiglia o le doti di San Giuseppe, a Leonforte invece si celebra la morte di San Giuseppe. Un altro aspetto importante, sono i requisiti fondamentali per quanto riguarda gli altari di San Giuseppe, chi realizza un altare lo può fare o per promessa o per grazia ricevuta. Il santo manda dei segnali alla persona che deve realizzare l'altare, lo può fare o attraverso l'aspetto onirico, quindi attraverso i sogni, o attraverso vari segni. Chi realizza l'altare per prima cosa deve coltivare la concordia. Quindi, se ha avuto un problema con un parente o con qualche amico, deve riappacificarsi. Lo deve invitare nella propria casa, perché poi diventerà un luogo sacro. Nel primo venerdì di marzo iniziano i lavori, inizio ucciafico chiamato. C'è un lavoro estenuante dove tutte le persone si riuniscono nei vari quartieri, quindi c'è vita. Queste tradizioni mettono in moto quel senso di comunità, quel senso di stare insieme, quel senso di aiutarsi l'uno con l'altro, di fare le cose insieme, di vivere queste esperienze in modo molto profondo. Ecco, questo è fondamentale perché oggi in effetti alcuni aspetti si stanno perdendo, no? Specialmente nei rapporti umani. Il 18 sera, quindi, si arriva alla cosiddetta firriata degli altari, quindi questo pellegrinaggio di altare in altare fatto da devoti, da semplici curiosi, che vanno quindi a visitare questi altari per tutta la notte, per poi arrivare al 19 mattino, dove a mezzogiorno avverrà la cosiddetta cena dei santi. Le persone alcuni giorni prima vanno a raccogliere le erbe selvatiche, quindi in particolare i cardi selvatici e i finocchi selvatici, e poi li mettono a disposizione delle persone, quindi fanno questo dono a tutti coloro che vanno a visitare l'altare. Andiamo in un altro aspetto che è quello invece forse più liturgico e più simbolico di queste tradizioni, che lega anche molto con gli altri comuni in cui si svolge questa tradizione. E sono appunto intanto questi meravigliosi pani. Queste opere si chiamano in dialetto kudura, un termine molto antico che probabilmente deriva dal greco colliura, che significa corona di pane. Ogni santo ha dei simboli particolari. Ad esempio, qui ritroviamo questo simbolo, quindi questa kudura di Gesù che è di forma circolare. Ritroviamo dei simboli che si ripetono un po' ovunque, sono la mela come simbolo del peccato, la pera quindi simbolo del bene,
e poi ritroviamo i simboli della passione. Ad esempio ci sono anche altri pani dove ci sono delle cose molto particolari. Questo ad esempio è la cuddura di San Giuseppe. Può avere varie forme. La forma più antica è questa forma qui, che è la cosiddetta barba di San Giuseppe. Oltre ai simboli che già ho citato prima, ritroviamo anche gli attrezzi del mestiere di San Giuseppe. Ma un aspetto particolare di San Giuseppe, di questa cuddura, è il bastone che è fiorito. E la popolazione leonfortese ha voluto dare una spiegazione dialettale a questo evento. E si narra così. Madonna di Lucarmenu si chiama. Calangeli l'hanno voluto fare zita. Non c'è nessuno cara parigiari, giusto Giuseppe con la barba ciurita. San Giuseppuzzo si niente di paesa, pista ghiari panne e mille altre cose. La sasula una rosa colorita, ginta di 7 mesi la ricciuvavo. Oddio, che s'avessi una spada pungente, che di notte e notte l'hai a ghiere ammazzare. Ci calanangelo di licile e ci disse Giuseppe Santo, ma perché ti vuoi dannare? Che ti la meso con lo redentore e a mano ti giurei usando bastone. Le tradizioni attirano anche persone, attirano visitatori appassionati di cultura e di quello che è la nostra storia identitaria. E allora ecco che il patrimonio immateriale, le tradizioni diventano anche un aspetto di promozione turistica. Ne parliamo con il sindaco di Leonforte, perché ecco, gestire questo momento non è assolutamente un momento semplice, perché arrivano migliaia di persone per scoprire quella che è la nostra identità. Quindi anche un turismo culturale, colto, che vuole entrare nella nostra civiltà. È un impegno enorme, perché il 18 sera si girano gli altari e vengono persone da tutta la provincia, da tutta la Sicilia e delle volte anche da fuori, perché i nostri emigrati sono molto devoti e festeggiano questa ricorrenza anche all'estero e spesso rientrano per questa festività. San Giuseppe è il copatrono di Leonforte, quindi noi l'abbiamo elevato a festività, praticamente sono tutti gli uffici chiusi ed è una ricorrenza importantissima per noi, perché parliamo di una città di 12.500 abitanti che accoglie bell'ordine di 5.000-6.000 persone aggiuntive, quindi diventa un paese nel paese. Andiamo a fare un giro per le vie di Leonforte e poi ci spostiamo invece a Salemi per conoscere un'altra tradizione, ma che rimane sempre all'interno di quello che è il mondo di questo rito, che è appunto quello di San Giuseppe, che richiama tante bellissime anime. Dopo Leonforte passiamo nella provincia di Trapani, siamo a Salemi, in questo laboratorio della Proloco, che è il laboratorio del pane, e vediamo ecco anche un aspetto molto importante, forse quello fondamentale di questo momento, l'incontro tra le generazioni. Vediamo questa splendida bimba che sta imparando pian piano a modellare e a creare queste bellissime opere. Siamo qui insieme ai volontari della Proloco e ringraziamo anche il presidente Peppe Pecorella, l'amministrazione comunale, che lavorano costantemente per promuovere questa bellissima tradizione che coinvolge tutto il paese. Ci racconti un attimino come avviene questa trasformazione, da dove iniziamo questo percorso di costruzione di queste piccole opere d'arte? Iniziamo sicuramente dalla farina, che poi si trasforma in pane. Molte persone ci hanno chiesto, ma questo si tiene a casa, viene benedetto, si tiene a casa? Noi diciamo no, mangiatelo. Qualcuno tenetelo perché è bello da vedere, però mangiatelo perché è buonissimo. Questi sono i pani grossi di San Giuseppe, e, diciamo che si mettono nelle cene, però fatti in miniatura. Fatti in miniatura, perché questo è il sole. Questo, sì, questo rappresenta un cucidato che rappresenta Gesù Bambino. Abbiamo il bastone. Poi il bastone che rappresenta San Giuseppe e la palma che rappresenta la Madonna. Questo è un lavoro di gruppo, non si potrebbe, accomuna un po' tutti, non si potrebbe fare da solo. Questo è un aspetto importante, perché il San Giuseppe aggrega la comunità. Ecco, questo mettiamolo in primo ordine. Quindi grazie a tutte le signore, mi raccomando, non mollate mai, portiamo avanti queste tradizioni, mi raccomando, bimba. Cresciamo con le mani in pasta,
teniamo ferma questa tradizione perché, ecco, siete voi che dovete portarla avanti. Non fermiamoci mai. Tra poco scopriremo gli altari di Salemi e le tradizioni di Lizzano e Lascari. Restate con noi. A Salemi, in provincia di Trapani, l'Italia nel cuore vi racconta le tradizioni di San Giuseppe. Dopo aver visto le donne nel pieno dell'opera di questo meraviglioso pane lavorato, arriviamo a uno degli altari che sono stati qua realizzati. Ci sono diversi simboli che noi dobbiamo vedere più da vicino, li vedremo insieme a Francesco che ci racconta un po' meglio intanto da dove parte la costruzione di questo altare, quali sono i pezzi più emblematici e la simbologia di questi pezzi che abbiamo qui. La costruzione intanto inizia sempre qualche mese prima appunto della festa di San Giuseppe ed è una struttura che viene realizzata riprendendo le forme di un piccolo tempio, comunque di una chiesetta. Quella che vediamo in particolare è stata costruita con del legno, si può fare anche in ferro per esempio, e viene poi rivestita con una pianta che si chiama murtida nel nostro dialetto siciliano, invece in italiano è il classico bosso. In questo caso sul lato sinistro abbiamo la Madonna nell'immagine e tutti i suoi pani legati, quindi abbiamo qui la palma, che appunto si chiama così perché ricorda la palma che durante la fuga in Egitto si chinò per sfamare con i suoi datteri la Vergine, e gli stessi datteri sono appunto sistemati sulla parte alta. E sul pane stesso troviamo quelli che sono i simboli, diciamo, di una vita casalinga, quindi l'ago, il filo, il rocchetto, il fuso, le forbici. Al centro troviamo sempre la M di Maria, che è sistemata anche sulla facciata principale della nostra cena. Nel centro, in questo caso il bambinello si trova sempre in questa posizione, c'è il cucciddato, che si chiama così perché appunto ho lavorato molto minuziosamente con questi cuccidi. Riprende la forma circolare di un sole, in quanto simboleggia appunto la luce divina. Dall'altra parte c'è il bastone, che ricorda il bastone di Gigli che fiorì durante lo sposalizio della Vergine e indicando Giuseppe appunto come promesso sposo di Maria. Nella parte bassa ci sono altri simboli come l'agnello, che è appunto sempre simbolo divino, l'agnello immolato che è Dio, e tre ciabattine. Queste ciabattine molto, diciamo, particolari simboleggiano la povertà e l'umiltà della Sacra Famiglia. Abbiamo anche le lumache che oggi hanno fatto grande scalpore, sono piaciute a tutti, che simboleggiano l'attaccamento alla vita terrena, quindi spesso ci attacchiamo alle cose materiali, terrene, non prolungandoci più verso il divino. Siamo insieme al sindaco di Salemi. L'amministrazione in questi anni ha lavorato per valorizzare tutto questo. È un patrimonio che va salvaguardato, ma va anche curato con il coinvolgimento delle associazioni, con tanto lavoro che voi avete fatto per mettere tutti insieme, perché qui è rappresentata tutta l'intera comunità. Sì, è un lavoro di coralità prima di tutto, questa è la cosa bella, c'è una partecipazione di generazioni diverse, di diversi livelli della società e soprattutto ultimamente anche di giovani. E questo è un particolare motivo di orgoglio perché stanno continuando una tradizione che è antichissima, che affonda le radici addirittura nel paganesimo, ma che si rinnova anno dopo anno. E questo negli anni ci ha consentito con una certa costanza, grazie alla collaborazione delle associazioni, Proloco in testa insieme a tanti altri, di dare anche un'accoglienza creando turismo e offrendo una vetrina importante per la nostra cittadina. Allora, diciamo, venite a visitare Salemi, perché Salemi è cultura, è natura, è arte. Credo che possa essere veramente 365 giorni per visitare questo luogo e poi metterlo insieme a tutta l'area, intanto l'area trapanese che da Partanna, Vita, Gibellina, insomma, rappresenta una grande forza, ma anche con la Puglia, dove c'è stato questo gemellaggio, quindi Lizzano, e quindi visitate Salemi in qualsiasi momento dell'anno. Prima di lasciare la provincia di Trapani, andiamo a Vita per questo meraviglioso altare di pane che incornicia le statue di Gesù Bambino e San Giuseppe. Poi diamo uno sguardo alla tavola dei santi preparata a Gibellina,
altra testimonianza di grande devozione. Proseguiamo quindi per Lizzano, in Puglia, dove le associazioni, tra cui la Proloco, preparano queste meraviglie. Noi ogni anno il 18 di marzo facciamo questa tavola e distribuiamo i due piatti tipici che la tavola accompagna, la massa con i ceci e il grano stompato. Le tavole nascono da gente che ha avuto o una grazia da San Giuseppe oppure chiede una grazia. Sulla tavola vanno tutti i piatti poveri, poi questa tavola il giorno dopo verrà distribuita. L'altra particolarità che le posso dire, la tavola è composta da quattro piatti, perché i quattro piatti rappresentano la Madonna, San Giuseppe, Gesù e Sant'Antonio. Poi a parte tutta la roba di dolci che abbiamo, però noi cerchiamo ogni anno di fare questa tavola, la facciamo veramente con tanta devozione e con tanto amore, perché non vogliamo che questa tradizione si perda. Questa è una tradizione molto antica e la nostra preoccupazione era proprio che in qualche modo si perdesse col tempo, perché c'è dietro tanto impegno, tanto lavoro. Noi come amministrazione vogliamo tentare in tutti i modi di fare in modo che questa tradizione vada avanti, in modo tale che non si perda col tempo. Anzi, si riscopre ancora di più. Ecco Lascari, un piccolo borgo ai piedi delle Madonie. Qui, il 19 marzo, si prepara la più lunga tavolata d'Italia. È una festa antichissima quella di San Giuseppe che si celebra a Lascari. Una comunità viva, una comunità accogliente, una comunità ospitale, soprattutto una comunità che è un modello veramente di turismo sostenibile. Di un turismo che accoglie, che ospita i viaggiatori per vivere insieme alla comunità l'esperienza nuova per alcuni, antica per altri, a volte anche essenziale per gli abitanti stessi, quella della tradizionale festa di San Giuseppe, del famoso pane di San Giuseppe. Ora, nell'ambito del turismo, delle politiche turistiche nazionali, questo bene materiale viene messo in evidenza perché si vede che una comunità ha il senso della sua appartenenza, della sua identità, della sua storia, non vuole dimenticare le proprie origini, le proprie tradizioni. Le tradizioni sono sacre e non vanno cambiate, non vanno mutate e nello stesso tempo vengono adattate alle esigenze del tempo, ma resta sempre una cosa importante, che è quella che sto notando in questa giornata esperienziale che vive insieme alla comunità di Lascari, il fatto che tutta la comunità, nessuno escluso, si sente partecipe, si sente coinvolto in questo processo di accoglienza e di ospitalità dei viaggiatori. Una tavolata di oltre 600 ospiti, con piatti veramente unici, tipici della zona dell'Ascarese. Allora, turismo sostenibile, una comunità conviviale, piatti tipici della gastronomia tradizionale, sono buoni ingredienti per un'offerta turistica di questa comunità. Questa festa, la festa di Lascari, è una festa che da sempre viene valorizzata anche dalla Proloco locale dell'Umpli. E non è un caso che i volontari di questa comunità sono veramente i protagonisti, insieme a tutti gli altri abitanti di questa città, attuatori di questa tradizione. Mantenere viva la tradizione è quello che la Proloco sta cercando di fare, non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale. Lasciamo Lascari e le centinaia di commensali per tornare a Salemi, sotto la volta di un grandioso altare di pane. Con le immagini di questo bellissimo altare qui a Salemi, chiudiamo questa puntata di Italia nel Cuore. E penso che abbiamo visto veramente tantissime straordinarie immagini. Abbiamo iniziato da Leonforte, in provincia di Enna, per andare a Salemi, per scoprire Lizzano in Puglia, tante altre località, per passare poi da Lascari in provincia di Palermo. Ecco, un viaggio attraverso il nostro patrimonio immateriale, un viaggio attraverso
le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra fede. Insieme alle Proloco, insieme ad Umpli, un viaggio attraverso l'Italia con tante belle cose da vedere, tanti luoghi, tante tradizioni, sempre con l'Italia nel cuore.